Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Siamo con l'episodio numero 7 di Escapist, giorno numero 10 in questa prigione. Vediamo se verremo scelti per uno shakedown. Vediamo, Faraone e Indy, ovviamente, ispezionati come la sera precedente, ormai siamo nell'occhio del ciclone. Ci eravamo lasciati con la necessità di recuperare dei Crown Bar per poter scavare la parete. Speriamo di riuscire a trovarli nella giornata di oggi. Speriamo di riuscire davvero. Dovremo guadagnare dei soldi, forse una Crown Bar non sarà sufficiente. Comunque cercheremo di amministrare bene il nostro. Adesso verranno a fare la visitina al mio bancone. Ecco che arriva. No. Ah, ok. Il cucchiaio che avevo lasciato lì. Aspettiamo che vediamo se. Sì, hurry up. Tanto non trovi niente. Infatti, cosa vuoi da me? Io devo andare a cercare roba dagli altri. Allora, iniziamo subito a farci tutte le celle dei miei vicini. No. Ok. Niente. Bravi. Così voltiamo via quest'ala della prigione. Ma sai cosa facciamo? Questa qui la puliamo noi. Allora, mio desk. La puliamo dopo. Allora, dubito che troveremo delle crown bar qua dentro, però. Ho una crafting note, noi ce le teniamo, almeno ce le leggiamo. ID paper, exotic, piuma esotica, inchiostro. Richiede 60 di intelletto. ID papers. Chissà. Sapete che cosa serve l'ID Papers? Perché io non l'ho mai visto. Sembrerebbe un giornale, una falsa identità magari. Comunque vabbè. Abbiamo ancora tempo di esaminare con calma prima di far scendere il livello di sospetto. Possiamo ancora dare un'occhiata a queste stanze qua sopra. Ormai è la stessa cosa che si fa tutti i giorni. Allora, no. Supercolla, ne abbiamo ancora una, ma noi la parete ce la teniamo lì al momento. Io direi di portare comunque. Buongiorno. Portare il. Merda. Il livello della parete quando noi andremo a scavarlo al minimo, in modo che manchi solo. Coscia di pollo, c'è niente da. Tu cosa vendi? Una lima, la lima è interessante però è un po' rischiosa. Si potrebbe anche tentare di. Tu non vendi niente, tu sei sempre il solito. Un martello, ma direi di no. Non abbiamo abbastanza soldi, quindi dobbiamo aspettare. Lunch. Niente, andiamo in sala pranzo e almeno cerchiamo di capire se qui effettivamente qualcuno vende roba interessante. Allora, vende lapo. Lapo, no, niente. Buongiorno, buongiorno. No, è occupato Alex, vai da un'altra parte. Armando, niente, non vende niente. Allora siediti, non so cosa dirti. Ah, cercava Issa. Ok, vediamo un po'. Alex non ha sempre una coscia di pollo dentro, vabbè. Allora. Ok, lavoro in lavanderia. Andiamo a guadagnare qualche soldino. Poi andiamo a cercare questo crown bar benedetto per poter fare il muro finto. Allora, iniziamo lavando questa divisa che avevo trovato da quel detenuto. Allora, iniziamo a prenderla. La mettiamo via. Ok, anche tu. Ok, quindi iniziamo una e due. Uno, due. Uno, due. Vabbè, ma tanto. Poi qua, come avevamo già sperimentato nella stagione 1, ci si può nascondere, ma non serve assolutamente a nulla al momento. Ci sono, secondo me, un sacco di meccaniche che non conosco di questo gioco, perché
L'ID paper, prima di tutto vi chiedo che cos'è, così fate sapere nei messaggi. Dopodiché il nascondersi serve la notte, presumo, quando noi avremo la chiave magari per girare indisturbati, però... Oh! Ho visto che ci sono anche delle casse nascoste nei condotti di aerazione. Mi chiedo anche lì cosa serva. Comunque... Sil... Allora, vediamo un attimo dove possiamo andare per trovare un lavoro... Ok, Sil è il lavoro più pagato di tutti. Ok, iniziamo a vedere magari dov'è il... Sì, Skylex, Aetepop... Vediamo dove abita Sil, così almeno... Ok, Sil è qua sotto. Armando gli ha appena fatto una visitina. Armando... Non mi ha visto. Ok, cerchiamo qualcosa di illegale da mettere... da Sil in modo da fargli perdere il lavoro, anche se merda, stava cercando uno spazzolino. Vabbè, no, Sil, a dire la verità, potremmo fargli mancare il turno lasciandolo stordito, ma in realtà non servirebbe a molto, dobbiamo proprio incastrarlo. Periodo di esercizi. Lapos. No, ma tanto abbiamo già ispezionato tutto, non c'è niente di illegale. Però se troviamo un accendino, forse creiamo la cioccolata. La cioccolata è assolutamente illegale in questo gioco. Quindi, vabbè, vediamo intanto se è arrivata nuova merce. No, nessuno vende. Si insospettiscono se io non lavoro, quindi andiamo a farci due muscoli, anche se non voglio stancarmi troppo. Vabbè, mi metto qui, faccio finta di... Dai, troppo pesante... Ok, via, in doccia. Ok, ecco la sana rissa con Gabri e Mr. Delle che stendono Alex, che aveva, era in doccia con della candeggina. $93, non è male. Qui sempre alla ricerca del sapone. Un giorno ve lo butto io, sapone. Mister, buongiorno. Ah, ok, perdono. Gabri? No, mi scusi. Ok, andiamo anche a cena, vediamo se qualcun altro ha qualcosa da vendere. Ormai siamo abbastanza in stallo questa partita, non potremmo cercare di mettere in difficoltà Sil. Mi scusi, però boh, nessuno vende. Lapo sempre la solita roba. Martello forse potrebbe aiutarci a scavare una parete, anche se... trovare un crowbar. Vabbè, intanto magari continuiamo a dare un'occhiata qua in giro. Sì, sì, va bene, mi perdoni. Pff, sta salendo il sospetto su di me. Qualcun altro che si pesta. Se botte da Orbi. Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Ok, Alex, sei sempre tu, eh? Shh, silenzio. Tu? Muffman? Mugia? Vessel? Ok, inizio a salutare le guardie, me ne ringrazio un po'. Il livello di sospetto sta scendendo, perché comunque mi sto comportando bene in questi pochi minuti. Skylex vende un pezzo di metallo. No, direi di no. Sil deve perdere il lavoro.
Quindi potrei anche pensare di fare la cosa più banale che si possa fare, cioè tac, 1, 2, 3, tac, sil, è sistemato. Ok, poi mi servirebbero le stesse cose anche a me, però intanto io ce l'ho sopra, mi serve solo due tende poi per la notte. Speriamo che tra 50 secondi o quello che è facciano un'ispezione a Silla, perché a quel punto io mi candiderò al suo posto e andrò a guadagnare un pochino di più. Vediamo un attimo se ce la facciamo, se no vediamo. Tu sei ancora tu, eh? Cosa vendi? No, possibile che nessuno mi venda questo. Vabbè, comunque, Sil, il piano è pronto. 10 secondi e sapremo. Speriamo che ti ispezionino, così almeno magari ti mettiamo un po' nella merda. Allora, vediamo. Niente di personale, ovviamente. Allora, vediamo un po'. C'è quel biondino lì che magari, secondo me. No, il biondino è sempre lui e non ha niente, gira col manganello, ma non ha niente. L'apo, come al solito, niente. Speriamo che arrivi qualcun altro, ma mi sa di no. Quindi dovremo attendere un'ulteriore giornata, un ulteriore episodio per poter sapere se Rete Poppa. Ah, vediamo un po'. Rete Poppa, un cacciavite, uno step ladder. Silla, Sil ti fanno. Oh, adesso, ascoltate, io lo compro. Non ho idea se hanno scelto di. Non ho letto chi fanno l'ispezione, merda. Vabbè, vediamo un attimo se Sil. Skylex. Perché si sono tutti invertiti? Ok, no, non fanno l'ispezione a me, quindi va bene così. Diamo un'occhiata se il martello la fanno a me. Che culo. Mamma mia. Vabbè che avevo solo un martello in mano, però. No, direi che il martello non serve a nulla. Vabbè, niente, allora. Lo imboschiamo. Lo lasciamo qua, dai. Tanto non serve a nulla. Abbiamo fatto una giornata completamente a vuoto. Ci siamo guardati un pochino in giro. Abbiamo tutto un pochino più chiaro. Vediamo magari se riusciamo, già che siamo qui. Le levano sempre queste cose, comunque, vabbè. Niente, ci tocca andare a letto. Ragazzi, questa è la fine di un altro episodio di Escapist. Abbastanza noioso, a dire la verità, però. Fatemi sapere anche qui che cosa ne pensate. Avete visto qualcosa, qualche altra idea per fuggire? Fatemi sapere e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Ciao ciao!